Salve a tutti, benvenuti sui nostri canali social, su Facebook, Instagram, su YouTube. Benvenuti a quelli che ci stanno guardando dal sito del capoluogo, www.ilcapoluogo.it, che da pochissimo peraltro si è rifatto il look per i 18 anni, i primi 18 anni del capoluogo. Io sono Eleonora Falci e vi do il benvenuto alla prima puntata di questa nuova trasmissione che abbiamo deciso di chiamare Non Solo Calcio, anzi hashtag Non Solo Calcio, proprio come si fa sui social per inquadrare un tema in particolare. Sì, perché noi parleremo di sport, ma non parleremo di tutti quegli sport di cui si parla sempre. Parleremo dei tanti sport che si praticano sul nostro territorio, si praticano all'Aquila e dintorni, magari di quelli che non si sapeva nemmeno che si praticassero, oppure di quelli che ci permettono di avere delle eccellenze, dei campioni che non sapevamo nemmeno di avere. Sport minori e non solo, effettivamente non mi piace la distinzione tra minori e maggiori, sembra come se uno volesse dare un confronto tra sport che sono più famosi o meno famosi, ma anche minori intesi come ragazzi che fanno dello sport la loro vita. Parleremo di tante cose ogni settimana, ma mi fa piacere soprattutto questa settimana iniziare con due campioni. Noi abbiamo in studio due campioni italiani di una disciplina particolare che poi adesso che ci sono le Olimpiadi invernali ci si pensa forse ancora di più, perché è proprio uno sport che si fa in montagna. E quindi io do il benvenuto a Fabrizio Filoni e ad Olivia Piacentini, che sono due mosher, giusto? Assolutamente sì. Per quale disciplina? Per lo sled dog. Lo sled dog è la corsa con i cani da slitta. Esattamente. Ma non abbiamo solo loro, perché il vero ospite, diciamo, di questa puntata è Domitilla, che è questo bellissimo husky, 6 anni che va per i 7. Esatto. E ci spieghi lei che cos'è? Mi dicevi prima fuori microfono che è una è un che leader. Sta avanti. È okay. Un leader, cioè il cane che conduce il team. Uh-huh. In tutti gli sport cinofili c'è un conduttore, che è l'uomo che conduce il cane. Nello sled dog il team fatto da 2 fino a 12 cani viene condotto dal leader, cioè dal cane. Noi diamo solamente... Qual è il vostro ruolo, esatto? Dare le indicazioni su dove andare, cioè è come il quello che sta accanto al guidatore nei relì, no? È quello che dà le indicazioni, poi sono loro quelli che decidono precisamente la strada da fare. Da fare. Fabrizio, tu sei aquilano, giusto? Sì. Olivia invece non è aquilana, no. È aquilana d'adozione, esatto, diciamo, sì. Da un po' di anni sei qui all'Aquila. Sì. Che cosa fate voi all'Aquila e soprattutto come vi siete avvicinati allo sled dog? Beh, noi due ci siamo conosciuti sui campi di gara, quindi anche se venivamo da regioni diverse ci siamo conosciuti lì. E la passione comune poi dopo ha fatto il resto e ci siamo avvicinati. Io più che altro sono venuta qua all'Aquila soprattutto perché rispetto a Ferrara l'ambiente era molto più consono per continuare a mantenere e progredire con la nostra passione. Abbiamo avuto, diciamo, durante il periodo del terremoto un po' di stop, sono sinceri. I cani sono sempre stati con noi, però abbiamo fatto un po' di fatica a proseguire, perché noi abbiamo anche un allevamento, e a proseguire un po', diciamo, la nostra tabella di marcia per poter raggiungere anche dei risultati. Infatti, certo. Abbiamo avuto un po' di stop. Successivamente poi anche siamo riusciti anche a costruire la nostra casa, dove adesso i cani sono con noi, quindi ce li abbiamo davanti al comune di Barete, sì. Stiamo benissimo perché siamo ovviamente in un posto isolato, ma che vediamo tutti ci possono vedere, però possiamo fare tutta la confusione che vogliamo. Sicuramente. Esatto, sì, perché poi abbiamo la grande fortuna di partire da casa per allenarci. Esattamente. Perché gli allenamenti li facciamo tutti li a casa, all'aperto, su ruote, però in procinto poi di andare sulla neve sostanzialmente, che è la cosa più bella. Boh, non lo so. 25. Sì, non tutti Siberian Husky, però quasi abbiamo, tutti. Abbiamo 20 cani tra giovani e adulti che alleniamo per preparare alle gare. Poi ci sono quelli, diciamo, anziani che rimangono con noi fino alla fine. E poi vabbè, abbiamo 2 pastori abruzzesi e un border che fanno la guardia. Loro fanno la guardia. Sì, fanno il corredo. Fanno. Esatto. Tra l'altro
vi abbiamo beccato tra una settimana e l'altra di allenamento. Voi vi state allenando perché a breve ci saranno i mondiali, giusto? Fra un mese, sì. Fra un mese, raccontateci la strada per arrivare ai mondiali. Voi vi state allenando, non vi state allenando qui perché qui di neve ce n'è poca obiettivamente, state andando anche all'estero per allenarvi, giusto? Assolutamente sì, considerando che la preparazione iniziale viene fatta su terra, quindi usiamo un quad senza motore per allenare 10 cani e quindi la prima parte si può fare tranquillamente qua. Successivamente noi confidavamo sempre in Campo Felice dove ci alleniamo normalmente, il problema è che quest'anno come altri anni non c'è stata abbastanza neve e quindi di conseguenza siamo stati costretti ad andare fuori. Siamo andati 2 settimane fa in Germania a fare una gara e la settimana scorsa sempre in Germania in un campo d'allenamento organizzato a fare gli allenamenti. Adesso faremo 3 settimane a casa per diciamo sistemare un po' di cose come preparazione e poi ci sposteremo in Norvegia per una settimana per fare proprio gli allenamenti di velocità e poi in Svezia per la settimana del mondiale. Ci sono delle bellissime immagini, intanto ringrazio il nostro regista Alessandro Luciani, cominciamo a farle vedere così le commentiamo anche con loro. Ci sono le immagini dei vostri cani, questi due. Questo è il mio leader, questa è la che è sorella di Domitilla, si chiama Double, si chiama. Questi sono i video fatti lo scorso anno nella gara internazionale che abbiamo organizzato come associazione nazionale, abbiamo organizzato a Cortina d'Ampezzo e dove hanno partecipato oltre 100 concorrenti provenienti anche dall'estero. L'unica gara internazionale che si è svolta al mondo, perché l'Italia era l'unica nazione che, avendo una federazione legata al Comitato Olimpico Nazionale, riconosciuta di primo livello, ha potuto organizzare gare federali. Esatto. Tra l'altro dell'Aquila chi ha fatto il servizio, sì, Mauro Pagliai, penso che molte persone lo conoscono. È venuto, l'abbiamo a divertirsi con il drone. Si è venuto a divertire con il drone, lui divertendosi fa questi capolavori. Questa era una partenza questa? Sì, una partenza. Voi avete dei, perché io ho visto un bel po' di video vostri sui social, momenti più o meno difficili, anche cadute, voi avete tutta una serie di segnali acustici che date ai verbali, sì, verbali che poi sono relativi, avrai visto il video, quello che ormai è diventato famoso perché ha avuto circa 100.000 visualizzazioni, perché proprio in questa gara nella discesa con dei blocchi di ghiaccio, praticamente con 11 cani ho perso il controllo della slitta e ho fatto quasi un minuto di scivolata lungo le cose. Sì, dà il comando, però dice nel video, si vede addirittura i due leader, cioè lei e Ivone, che si giravano, guardavano indietro come dire sì, noi ci vorremmo fermare, ma gli altri compagni nostri non si fermano, quindi che vuoi ce fare? Ce ne sono altri 10 dietro di noi che non vogliono sapere. Sono riusciti a tirare fuori, perché noi abbiamo un'ancora, oltre che il freno, un'ancora, sono riusciti ad ancorarmi e fermarmi. La fortuna di quel video è stata del fatto che non ho detto nessuna male parola. Sei stato veramente molto tranquillo, continuiamo a vederle dopo. Infatti ti volevo chiedere una cosa rispetto a questo aspetto. È uno sport di squadra, perché di fatto i cani fanno parte della squadra come voi fate parte della squadra, ma c'è anche un fattore psicologico veramente molto importante per entrare in sintonia con gli animali. Sì, esclusivamente. Come lavorate a livello psicologico? Sulla fiducia. Esclusivamente. Cioè, ti faccio un esempio che non c'entra niente proprio con lo sledog. La sorella proprio del sua sta con l'altro leader di Olivia nello stesso box. Quando gli andiamo a dare da mangiare, lei vuole mangiare prima dell'altro. Perché? Perché c'è una... C'è tutta una situazione di gerarchia e di rapporto e di
esigenze di avere delle responsabilità, di responsabilità e dei riconoscimenti. C'è chi non gli interessa, sinceramente, cioè che ha una sicurezza sua propria, come le persone, certo. Di cui non ha bisogno di una particolare attenzione in più, sa che ce l'hai e gli basta. Mentre ci sono altri che magari sono un po' più insicuri o neanche insicuri, un po' più sensibili, che invece necessitano, ne hanno bisogno. Certo. Quindi la capacità di capire questa cosa poi dopo instaura il rapporto vero e proprio. Sì, perché alla fine ti devi fidare. Loro si devono fidare di te e tu ti devi fidare, perché lui ha 12 cani, cioè vuol dire che praticamente da lui che sulla slitta o sul quad praticamente passano quasi 10 metri. Quindi loro vedono qualcosa e tu non vedi esattamente quello che vedono loro. Io ho un team un po' più corto di 6 cani, ma comunque già fa parte dei team lunghi, diciamo, i cosiddetti team lunghi. Quindi bisogna sempre cercare di capire, anticipare, ma di solito loro arrivano sempre un po' prima. Quindi prima siamo noi che abbiamo fiducia e poi loro devono avere in realtà la sicurezza di chi c'è dietro che sa quello che sta facendo. Certo. Continuiamo a parlare di allenamento. Voi mi avete detto che prima ci si allena su terra, diciamo, da ottobre, nel periodo dell'anno. Si parla sempre di alimentazione degli atleti e degli sportivi. Mi parlate della vostra e della loro? Allora, la nostra è sicuramente meno particolareggiata della loro. La loro diventa... allora, dobbiamo dire innanzitutto che è uno sport in forte evoluzione. Certo. Noi, per quello riguarda l'alimentazione, siamo riusciti ad essere un livello un po' superiore rispetto a tutti, ma anche qui, visto che parlavi di eccellenze in Abruzzo, anche qui, parliamo di eccellenze a livello mondiale. Perché? Perché siamo riusciti con una ditta che fa prodotti BAF, cioè nel senso a crudo, qui dell'Aquilano, insieme con l'Università di Teramo, abbiamo sviluppato un prodotto a crudo altamente energetico che non esiste al mondo, che utilizziamo con loro. In più abbiamo una ditta di integratori che ci segue specificatamente. E abbiamo una serie di figure tra i nostri veterinari e una veterinaria specifica che è sportiva, che è osteopata, kinesiologa e omeopata, che ci aiuta in tutto questo. Quindi cioè, non è la semplice alimentazione, siamo parlati di uno sport ad alto livello, è molto completa. Noi siamo riusciti anche nel posto dove siamo a crearci questa eccellenza. Per tante fortune, anche la ditta questa ci ha fatto il prodotto. C'è stata una disponibilità esagerata da parte di questa ditta, perché è già in collaborazione con l'Università di Teramo. E è una ditta che comunque lavora su tutto il territorio nazionale, però ovvio che chiedere un prodotto di nicchia non è facile per un'azienda che è in continua espansione, evoluzione e che ha attraversato poi le difficoltà che sappiamo tutti sul nostro territorio. E invece parlando con loro è stato subito possibile. Parlando con il professore professore di cattedra dell'alimentazione dell'Università di Teramo, che è venuto a casa, è venuto a visitare il nostro canile, e ha visto i cani, ha capito anche immediatamente, proprio molto intelligente, molto bravo, sì, molto, molto specifico, ha capito subito le esigenze di questo cane, perché io gli avevo chiesto il top. Io ero andata là con delle, io voglio una cosa che sia buona, che sia digeribile, che sia energetica, cioè volevo il mondo sostanzialmente, e è riuscita a darmelo. Ci siamo riusciti. Con degli step siamo riusciti a dare. Sì, non è facile spiegarlo, perché è venuto fuori con una serie di studi. C'è una tesi già fatta per parlarti di particolarità, ti posso dire che noi con l'alimentazione produciamo per conto nostro il latte di kefir, che è estremamente produttivo per quello che è la creazione di probiotici, e in più usiamo della purea di bacche di goji che ci siamo fatti fare appositamente da una ditta biologica per quello che è
l'immunostimolanti, quindi di conseguenza per la vitamina ed il recupero per la vitamina C. Quindi, ripeto, noi stiamo ad un certo livello, anche lo sport sta salendo piano piano, però non è tanto semplice, è complesso perché sono degli atleti complessi. Chiaramente, poi ci sono degli step diversi da affrontare passo dopo passo. Mi stava venendo in mente adesso proprio una cosa, adesso che parlavi di recupero. Com'è il recupero da una gara? Perché insomma si parla anche, che ne so, di Formula 1 che perdono non so quanti chili dopo le gare, quando fa particolarmente caldo. I cani come reagiscono alla fine di una gara? Ma il recupero è ancora più complesso con loro, perché come ha detto Olivia, quelli che sono dietro, che sono i cani branco, magari faticano solamente fisicamente. I due leader davanti faticano molto mentalmente, perché è una concentrazione molto importante. In più c'è da considerare che tutte queste gare, noi purtroppo che stiamo nel centro Italia, presuppongono dei viaggi di almeno 7-8 ore, quindi anche il viaggio si somma a tutto questo. Infatti noi di solito fino a due giorni dopo dalla gara evitiamo di fare allenamento e lasciamo liberi i cani di divertirsi, di giocare, tutti adesso proprio per recuperare, non solo fisicamente, perché loro recuperano abbastanza velocemente se allenati e preparati, ma soprattutto mentalmente, perché poi il discorso, essendo loro a guidare, se sei felice corri, se non sei felice non corri. Chiaramente. Olivia, una domanda, quante donne ci sono in questo sport? Allora, in Italia non siamo tantissime, ma siamo forti. Poche ma buone. E devo dire che io nella mia categoria fino adesso ho sempre vinto tutti i campionati italiani. Così a mani basse lo dici. Perché le categorie sono miste. Sì. Quindi fanno i cani la categoria, il numero dei cani, quindi uomo o donna non importa, mm-hmm. Quindi è proprio uno dei pochi sport in cui non c'è questa distinzione. E, nella parte magari più su terra esiste, però per la corsa o per la bicicletta, dove c'è un binomio, è molto importante anche il fattore fisico della persona stessa, diciamo, dell'atleta stesso. Ma anche per dire, nelle altre categorie le donne comunque viaggiano bene in Italia, sì. All'estero ce ne sono un po' di più e sono forti anche all'estero. Bene. Quindi c'è sempre competizione. C'è una differenza qualitativa soprattutto, perché proprio per quello che abbiamo detto di come ci si rapporta con loro, la sensibilità di una donna spesso e volentieri risulta più vincente. Certo. In un team rispetto ad un uomo. Certo. Infatti io, per dire, il mio team è praticamente di maschi. Guarda caso, il suo team è praticamente di femmine. Io la cagnolina che abbiamo visto prima, che è la sorella di Domitilla, è l'unica femmina del mio team. Io per il resto ho 5 maschi. E guarda caso il mio leader proprio principale è un maschio. È un maschio, così. Sì. Ci si completa, però, diciamo, esatto, anche nelle squadre. Sì. Benissimo. Sì. Fabrizio, tu sei anche coordinatore nazionale per la disciplina. Della vostra federazione della FIDASC, che si chiama FIDASC. FIDASC, sì. Come è organizzata la federazione? Cioè come vi aiuta, come vi sostiene? Perché alla fine voi siete sparsi su tutto il territorio nazionale, suppongo che sia anche abbastanza difficile coordinare le attività o comunque insomma cercare di fare attività omogenee, no? La FIDASC è una federazione multisport innanzitutto e da qualche anno a questa parte è stata indirizzata dal CONI verso le discipline cinofile. Infatti quest'anno a marzo, all'ultima assemblea, tutte le discipline cinofile, quindi l'agility, l'obbedienza e tutto il resto, sono state inserite in questa federazione. Chiaramente è una federazione nazionale, quindi di conseguenza ha riferimenti regionali in tutte, certo, in tutte le regioni, e lo SLEDOG è un po' più, non è così parcellizzato come magari attività più cinofile, perché c'erano dei grandi club che facevano lo sport, quindi ancora non è così parcellizzato, ci sono 5-6 club grandi che racchiudono tutti i masher, quindi diciamo è ancora più semplice per gestirlo, perché ci conosciamo tutti e diciamo già siamo tutti sotto controllo, diciamo, e ci aiuta supportandoci innanzitutto nelle gare importanti,
un grosso budget è stato utilizzato proprio a Cortina per Sì. pagare la questa internazionale, dove la federazione, oltre al rimborso a tutti i Masher, ha pagato anche quello che riguardava i tamponi, tutte Le le cose spese sanitarie, sanitarie, tutto il sì, resto, chiaramente che si che sono andate per ad sport, come aggiungere, dici tu, certo. minori, ma non troppo, ci sono Sono spese possono che essere insomma avreste superate, dovuto sì, affrontare esatto, voi possono essere con delle superate difficoltà, grazie chiaro. all'aiuto di una federazione. Oltre adesso, per dire, andremo in Svezia ai campionati del mondo e il materiale, il pagamento Divise, il della nostra, pagamento le delle divise, quote di iscrizione, certo, eccetera, è l'aiuto c'è. tutto Stiamo dalla federazione. per fare il passo gigante perché la federazione ha chiesto alla federazione internazionale legata al CIO di entrare dentro proprio perché è nuova come federazione la Fidesz, non perché lo Sledo che non stia dentro. E il momento che avverrà questo potrebbe avvenire un salto non Non indifferente. indifferente, che lo dicevamo prima, insomma, adesso Sì. che ci sono le Olimpiadi invernali, tutti si appassionano a degli sport che magari sono poco conosciuti o che si sentono ogni 4 anni, tipo il curling, chiaramente poi dopo la medaglia d'oro tutti si appassionano. Chissà che magari la stessa cosa poi dopo non possa succedere fra qualche anno Sì, e noi diremo, noi tot anni fa l'avevamo il presidente del anticipato. comitato organizzatore di Cortina 2024, 2026, cioè Malagò, Giovanni è Matteo. fortemente in contatto con la nostra federazione. Non è cioè, se riusciamo a fare questo Chissà, passo, ci chissà. potrebbero essere delle possibilità, anche perché c'è da ricordare che nel 1932 lo Sledo che già ha partecipato alle Ah. Olimpiadi di Lake Placid, dove c'è tutto il resoconto, quindi c'è è Sì, uno c'era sport un nuovo, ma precedente, fino a un c'era un certo bel punto. rientro. Sì, sì, sì. Alessandro, facciamo rivedere ancora un po' di immagini prima di salutarci. Vediamo questi splendidi cani. Intanto, ai miei piedi c'è Domitilla che sta dormendo proprio Stata brava. Questo tranquilla, brava, non avevamo dubbi, è un altro cane chiaramente. nostro che fa parte del mio team. Che occhi, È uno dei pochi che cani meraviglia. rossi. Ah. Sì, i Siberian Husky sono cani che un po' multicolor, diciamo. Ah, E il colore rosso è un po' ok. quello che si vede un po' di meno Ah, non è nei cani che molto. lavorano. E sì. Questi Questa è sono. Cortina, Questa è dicevi, Cortina e questo è il giusto? cosiddetto campo questa è l'altra leader di Sì. Fabrizio, che sta sempre in braccio lei, mi piace Si stare fa in braccio, coccolare, sì, si fa. va bene. Quando è ora di partire sta in braccio a me, quando deve andare sul podio sta in braccio a lui. E come vedi i cani praticamente sono legati a delle catenelle Sì. prestabilite perché ovviamente non ci può essere un girovagare di cani Certo. impressionante. E che sono ovviamente tutte regolamentari con le giuste misure e in questo modo ci si ha uno spazio ben dedicato del proprio team Certo. sostanzialmente e non viene mai invaso dagli altri e rimane pulito, Pulito, chiaramente, esatto, ognuno sì. rimane nel suo, diciamo. Cosa Verso i mondiali, importante. a chi dobbiamo stare più attenti, diciamo? C'è qualcuno, qualche nazione in particolare, qualche atleta in particolare, insomma, che promette, diciamo, a livello Eh sì, mondiale? in tutte e due le nostre categorie, perché io correrò in teoria quelle con più di 8 cani, lei con 6 cani, in teoria sono francesi, tedeschi e polacchi. Io ho Sono guardato prima la quelle. mia categoria, per il momento siamo 24, ancora non si sono iscritti tutti, però io ho gli svedesi, una svedese in particolare, e poi Repubblica Ceca, che è il campione in carica, e poi forse la Francia, Forse la sì, la Francia, i Francia, francesi. sì, francesi, sì. Quando iniziano? 9, 10, 9, 11 10, di 11 marzo, di sì, è di marzo. giovedì, venerdì e sabato, sono intrasettimanale, sì. Chiaramente ci terremo in contatto, racconteremo tutto quello che Ma succede, perché dovremmo insomma fare adesso video in diretta, speriamo di avere un assolutamente buon clima, perché in sì. Svezia a marzo puoi trovare a meno 30, ma puoi trovare anche la pioggia, sì, è un po' un periodo, Particolare, sì. Poi diciamo, le quindi non piste vi consente. svedesi scandinave hanno una neve diversa da quella a cui siamo abituati noi, da quelle che sono abituati loro
a sentire sotto i piedi. Questo sì. Andremo prima in Norvegia, esatto, per farli abituare anche a un tipo di neve che è più pesante rispetto. E speriamo che adesso la cosa che va bene tutto è che adesso queste settimane che ci accompagnano sulla terra loro non si facciano male, loro stiano bene, stiano perfetti, pure noi, in modo che quando partiamo non ci siano che possiate intoppi. Dare sì. il adesso meglio bisogna di voi. Ambire alla perfezione, perché sennò non ne vale è la pena. È come non aver fatto nulla. Sì, ma non ne vale neanche la pena. Non so se capisco. Come lo dici, quando dici arrivo che sia una corda di violino, è la verità. Loro e noi. Loro e voi. Sì, però loro non lo devono sapere. Loro devono solo sentirvi vicini, sì, esatto. Sentirvi tranquilli. Sì, loro devono essere sereni, esatto, sereni. Sì, sì. Eppure come voi. I bambini, è uguale. Esatto. È uguale. Io vi ringrazio davvero per averci accompagnato in questo mondo durante questa prima puntata della nostra trasmissione Non Solo Calcio, perché è veramente ci avete fatto entrare anche con quelle immagini al di là delle temperature, insomma, che sono diverse da quelle che stiamo vivendo in questi giorni. Ci avete fatto entrare in uno sport veramente molto interessante e anche emozionante, lo si vede veramente dai video, da come vi guardate, sembrate innamorati, siete innamorati ed è veramente stupendo. Quindi grazie davvero a Fabrizio Filoni, Olivia Piacentini. Grazie a te. Come si dice per augurare? Good mash. Benissimo, sì. Allora good mash. Termina qui la nostra prima puntata di Non Solo Calcio. Io vi ringrazio per averci seguiti e vi invito anche a seguire nei prossimi giorni gli approfondimenti che faremo sempre a livello di sport, perché proprio in quest'anno che l'Aquila è capitale europea dello sport, noi andremo a fare delle piccole pillole, anche questa una volta a settimana, dedicate a come i nostri impianti sportivi possono essere migliorati, soprattutto grazie ai fondi del PNRR. Quindi restate sintonizzati sui canali del capoluogo. Grazie a tutti voi per averci seguiti.